left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And lights, paint the skies, only.
like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. Quindi partiamo così proprio. Benvenuti e bentornati sul canale Labirinto.
Io sono Tommy. E io sono Ciccio. Alla mia sinistra c'è Ciccius o Ciccio, a seconda di come vi piace dirlo. O Ciccia. O Ciccia. O Cicc asterisco. O Cicc. No, Cicc asterisco. Cicc no. E siamo tornati con la live del giovedì sera. Palese. Del Pioneer, che però... Che è un po' scarico. Un po' moscio stasera. Sono un po' scarico. Un pochino moscio, dai. Però, vedi, già l'altra volta non c'era praticamente nessun UV control. Invece, oggi. Allora, per il primo game e per gli altri game abbiamo adottato la strategia chi vince regna. Quindi chi vincerà tra i due sfidanti qui rimarrà al tavolo, perché essendoci solo 8 players. Sì, stasera un po'. Stasera forse la pioggia ha scoraggiato i giocatori del. Ma si sa che i giocatori di Pioneer sono idrofobi, mi sa. Ci sta. Allora, abbiamo visto. Aveva un buco sul Teen Street Lines. Come, scusa? E vediamo subito il potentissimo nuovo Goblin. Doppio l'ordino dei goblin, sterza da 2. Forte vero. Adesso quando muore un goblin gira doppio. Ottimo top tech da parte di Marco, che vede una detention sphere che va a risolvere entrambi i pezzi. Un 2x1. Fortissimo. Non ha modo di sacarlo. Detention sphere devo prendere adesso. Però che fuori, questa era una sbordata di soldi. Dici? Insomma, questa è tipo... Cioè, sbordata di soldi no, però costerà magari tipo 5 euro l'una. Ah, avrei detto 15. No. Dai. Non esageriamo. Beh, se le prendi in gas d'espansione probabilmente sì, dai. Magari arrivi vicino alla decina. Tanto Burning Tree, quindi la versione Goblin, però quella più agro possibile. Burning Tree è un umano. Sa che? Tu lascia stare le mie idiosincrasie. Quindi swingata prepotente da 7. Dopo facciamo la modifica del punteggio che avevamo detto che mettevamo, tipo... Un riquadretto? Sì. Ma come? Dopo ci raggiungiamo. Beh, a parte che intanto possiamo abbassarlo leggermente, che così mi fa schifo. Sì. Ma in realtà si potrebbe togliere la... Va bene così per adesso. Dici? Perché sennò tipo gli altri li mettono di fianco ai nomi. Capito? È meglio così. Gli altri ho visto che lo mettevano. Ma se no lo allarghiamo. Lo mettevano accanto al nome. Se no lo allarghiamo, lo mettiamo un po' più là. Ma no. Boh, prova ad allargarlo un pelino ancora. No, cioè non allargarlo, fare questa cosa qua. Beh, il font magari anche cambiamo, che Arial non si usa più. Dove hai visto Arial? Su. Arial Black? No. Guarda se c'è... Io sono un gran fan di Garamond. Ma non ci sarà. No. Se no è bello anche Verdana. Yu-Gi-Oh! È abbastanza simile, però un po' più nitido forse. Sì. Poi sembrano degli occhi. Vabbè, dai, dopo ci vediamo come sistemare, dai. Per ora va bene così. Dici? Questi occhietti. Che ti guardano male. Te l'ho detto, a Pauper li mettono di fianco al nome. E il problema è che poi va sistemato... Non so. È scomodo solo per il fatto che... devi andare a prendere proprio il nome al posto che solo il risultato, quindi devi cambiarlo due volte. No, basterebbe allargarlo. Vedi, questo è un matchup che potrebbe essere risolto dalla nuova carta super mega power. Che sarebbe? Che sarebbe questo. Che tanto sono stato... che male. Meno male che l'ho sottopagato, sono stato scammato da specchio. E mi l'ha detto come super mint. Cazzo di super mint, però. Sì, a Dark Arwist. Temporary lockdown. Questo visto temporary lockdown foil esteso. Ma non è super mint, è rovinato sul lato. No, qua sopra è rovinato.
Ma è di pacchetto, non è... Lo so, infatti... Ma me lo ricordo che quando ho aperto le buste erano tutte rovinate così. Ma per quello che l'ho pagato va bene così. The Fairy. The Fairy. The Fairy. In the Fairies. Tre ferie va al naso. Tanto ciclata di Censor. Scanna basichella. Temporary lockdown contro Goblin fare fuori. Temporary. Cioè io mangio, non ci fa, non la voglio. No. Voi dopo? Dopo. Ho mangiato neanche un'ora fa. Buono vero? No, neanche un'ora fa non è vero, più di un'ora che fa. Che bello, sì. Altra detention sphere. Vedete? Sì, è molto tirato, Marco. Comunque... 6 vite. Diciamo che può morire da un momento all'altro. Vediamo cosa poi riesce a girare Davide. Classico giocatore di Monored che vede l'avversario giocare. Assolutamente. Più 1 più 0 rapidità. Quindi non triggerò il Goblin purtroppo, ma andò po' 1. Se Marco non riesce a girare un... o una doppia removal o una vratta. Sto facendo malissimo tra parentesi. Che a 1. Sì. Però ricordiamo che a 1 non è mai morto nessuno. Ma quel goblino lì vince da solo. Sì, infatti o itta vratta o. Può pensare di ciclare. C'è un buco. So che c'è un buco portatile. Anche... Sembrava anche a me. Che il buco risolve da solo. Sì, deve avere doppio. C'è anche Ramna a terra. No, allora mi sa che è finita sempre. Sì, però la terra deve avere un'altra terra. Mi costa 4 attivare l'abilità e tappare. E deve andare a tappare lei. Mi fa buco sulla scimmia. E deve ciclare terra. Gli manca un mana, sì. Eccolo lì, il mana che mancava. Combat, qua prova a ciclare, ma... Non credo ci siano soluzioni. Easy G2. Quindi Goblin! Critico di Goblin. Goblin è il mazzo in G1 più forte della Dunanza. Sì? In tutti i formati? In G1. Ma che bello l'1 con questo font. Vero? Verdana, te l'ho detto, Verdana è bello vero. Comunque l'altra idea che si può fare è questa. Che dici? Non così tanto. Si può spostare. Che dici? Il problema è che... No, vabbè, ci può stare. Vero uomo a giocare Goblin. Assolutamente sì. Diciamo che contro agro spinti UV fa sempre molta fatica, soprattutto se non vede vratta. O no? Dici che gioca temporary lockdown, decide anche lui. Quella potrebbe essere una carta molto forte in questo matchup in generale. Beh, cioè se non la giochi sei un pazzo adesso col meta che c'è. Beh, contro cosa non fa nulla. Contro chi? Contro mono green. Ma comunque no, contro mono white. Cioè in realtà non è così brutto. Contro mono white humans è forte, vero? Mm-hmm. Dici poco, cioè... Contro mono white humans, sì. Ma non così forte. Se ha seguito Ozon, sì, però, cioè... Alcuni pezzi non li risolvi, in ogni caso. Tipo Adeline o Extraction Specialist. Io ho capito, va bene, però... Cosa che ha messo dentro? Ti toglie anche i buchi portatili, sì. Ah, ho visto tre Ethergast. Ha messo tre Ethergast, un Settle the Breakage e poi una carta che non ho capito se era un... Non era l'angelo. Secondo me gioca la lista ancora vecchia, è un... Di solito ha messo dentro il Dream Trawler. Madonna.
Te cosa giochi come creature con Lifelink Decide? E adesso gioco anch'io Detentore, ma devo mettere dentro gli angeli. Tutti e due o solo? Tutti e due. Lyra, Dawnbringer e... Non conviene mettere solo Lyra. No, il... Baneslayer. Baneslayer, minchia. Beh, sono uguali. Hanno le stesse abilità, solo che una dà anche più negli angeli. Fortissima. Basilare. E no, infatti dico, non è giocare meglio solo giocare solo Lyra, perché tanto poi giochi entri di Angel Tarocco. Vabbè, ma è un angelo in più. Ma è uno slot di side in più anche. Vabbè. Tanto c'è con anche Elspeth Sun Champion, devi cambiare proprio il mazzo post side. Quindi più pezzi sono, meglio è. Terra tappata. A uno... Legion Loyalist. Legion Loyalist. Che cazzo, forte, è vero, zio. Non permette alle pedine di parare. Diciamo che con Elspeth Sun Champion te ne sbatti altamente. Cioè con Legion Loyalist te ne sbatti altamente di Elspeth Sun Champion. Credo che qua il piano di Marco sia di rimuovere tutto il rimovibile il prima possibile. O di aspettare per Vratta. Però se aspetta per Vratta potrebbe prendere troppi danni. Vediamo cosa decide di fare. Wolfman. Vedi, noi siamo abbandonati qui dai player. Ma Wolfman fisici, cioè, ma è una certezza. Ma Wolfman è sempre una certezza. Grande, anche Vegas è nuova certezza pure, Vegas. Esatto. Bravo Vegas, segui l'unico vero formato dell'adunanza. O meglio, uno dei veri formati dell'adunanza, cioè i formati che iniziano con la P. Non dire pomma, una testa. Il Podern. Che al Podern. Che è doppio Legion Loyalist. Ma Vegas, domani cos'è che giochi? A Yu-Gi-Oh! Stasera male male, 8. La pioggia ha scoraggiato... Ha scoraggiato i giocatori, ma non noi. Siamo qua, imperterriti a stremare. Vedi, però stasera se venivate, cioè eravate sicuri di essere in top 8. Il vero formato, raga, è Commander Multi. E io che ero entrato per vedere il più classico dei Mirror di Mono Green, invece mi trovo un universo su Mono Red, ma che succede? Tanto stasera tipo non penso ci sia in sala neanche un Mono G. Sì. Me l'ho detto che non c'è mai Mono G. C'è solo Aglioso. Sì. Attenzione. Se il mentor ti dai Griff, magari gioco Living End completo. Se giochi Living End senza Griff, bello. Forte vero. Sì. Comunque, come ieri, anche se era primo turno un goblin, ci deve essere. Per forza. Sei andato primo turno? Sì. Ed ero seduto anch'io in quella posizione. Guarda, ma la posizione del turno. Fatto panta in stream. E l'altro... Mi ha tirato la G2, l'ho sempre perso. G3 ho perso da... Ho scombato, ho perso di... Di cosa? Di traspasso di... No, di Dures. Ma cosa vuol dire? Ho perso di Dures. Male male. Che ho perso. Io ho fatto 3-1 senza i Griff, giocavo 3 Sablet in una dispute di main. Vabbè, è un piano proattivo, Vegas. Vix! Ma vuoi poi una acquetta o una Red Bullina? Dopo. Ma acquetta o Red Bullina? Vediamo. Io dovrei bere una Red Bullina, però poi dopo mi darà male 7 fotoni. Il mio goblin preferito, Pile Driver. Oh, che bello. Perché mi fa impazzire, perché palesemente sta scopando quell'umano da dietro, dal coppino. Perché mi salta in... E gli strappa la faccia anche. Bellissimo. Giocare le carte più belle della dunanza. Un po' di whisky non c'è. No. Però magari se c'è un po' di Red Bull, vodka Red Bull. C'è un po' di Red Bull, un po' di vodkin. Robby la tiene nascosta sotto il banco. Brutta persona, Robby. Minchia, penso schiaffoni, Vere sberle. Se vuole puoi impilare le abilità per far più danno con Pile Driver. Cos'è che prende? Più 2 più 0 per ogni altro goblin? Sì, che attacca. Quindi è un 7, per adesso un 8. Ed è protetto da blu, tra l'altro. Il lab non ha griff, non lo so. Capito. Scrivi sulla pagina, cosa? Ed è protetto da blu. Sì, quindi però ci sono. Sì.
Poi però forse è stato un errore da parte di Marco. Poteva non far entrare la pedina. Fa schifo la Red Bull, sembra sciroppo. Ma infatti non è che la bevo perché è buona, la bevo perché io ho dormito 5 ore, oggi sono stato in... La bevo perché devo. Esatto, sono stato... In questa stagione sono cotto come un perotto. Raga, novità. Wolf muto. Comunque per la gioia degli streamer del Pauper ho sistemato anche la grafica. Ah, pensavo per la gioia degli streamer del Pauper adesso Ciccio gioca... Sì. Oh, Vrattone! Questo Vrattone sui denti... Però in mano la carta anti la risposta alla Vratta, che ha Goblin come uno dei pochi deck che lo può giocare. Dopo 4 cani e 3 gatti compro il pesce combattente. Io ce l'ho il pesce combattente. Cos'è il pesce combattente? È un pesce combattente. Sono dei pesci tropicali, quelli con la coda lunga. Che ti pigliano a pugni. No, che tipo se li metti dentro due nella stessa acquario si picchia, cioè si combattono fino alla morte. Che figo. Io ne ho uno ed è lì. Tra l'altro è un pesce combattente tropicale ma d'acqua dolce, quindi infatti è comodo perché gli metto l'acqua del rubinetto. E passa la paura. Ci sta. Infatti tipo ha perso il colore, tutto diventato tipo un pesce grigio. No. Però intanto c'ha tipo 6 anni quel cazzo di pesce, non muore mai. Ma intanto non provi a mettere dentro qualcosa per farlo combattere un po'. Ma sì, ma ormai è mezzo cieco, c'ha un occhio nero. Pesce combattente pesce pirata. Pacifico. Esatto. Pirata. È un pesce pirata. Pensagli un po' di rum nella... ma dipende, se lo pigli d'acqua salata è una menata. Perché sta dietro l'acquario è una menata. Se lo pigli... Ci sono i pesci combattenti d'acqua dolce, è abbastanza easy. Cioè, nel senso, io ce l'ho dentro un acquario, sono super resistenti, perché... Cioè, dolce, dolce. No, dolce ci sta, allora. Cioè, ne pigli uno e non metti dentro altri pesci nell'acquario, perché il problema è che devono essere... Se sono più grossi di lui, non li attacca. Se sono grossi almeno come lui, li attacca. Intanto, Dovins, ciao, Absorb su Squee. Squee. Quindi questa è la terza carta di Squee che fanno, giusto? C'è Nababbo Goblin, l'immortale, e poi c'è questo qui che non ricordo come si chiama. Comunque vedi, Ringleader è la carta anti-Vratta, cioè gli ha fatto... È la carta che devi... Io infatti... Ma cos'è che gli ha counterato con Absorb? Squee. Ma tanto Squee ritorna. Contro Goblin devi counterargli sempre Ringleader dopo che gli fai bravo. Ma qua non poteva, era tipo Tapped. No, ma non gli counteravi quello piuttosto. Ma Ringleader l'ho già fatto. Ma che Squee era un schiaffone, Ho capito, minchia, ma Ringleader ti fa ripartire. Perché c'è Muxus, se no non erano cazzi, sì. Esatto. E se no, se ci fosse stato Muxus, Goblin sarebbe stato il mazzo più forte del Pioneer, probabilmente. Goblin Turbo Muxus, che giochi solo Goblin che rampano e fai Muxus. Un po' troppe lande per Goblin. Mm-hmm. Usti. Un altro... Dice un Loyalist. Che probabilmente si beccherà una removal, suppongo. Per adesso. Perché credo che se entra il trigger di Legion Loyalist, anche se lui muore, le creature prendono, rimangono, cioè mantengono comunque le abilità. Quindi abbiamo il trigger. Come si chiamava quel goblin lì? Quale? È quello 1-1. Il Legion Loyalist. No, il Team Street Denizen. Cosa sta succedendo? Non lo so. È Fritz. Non credo. Sì, è Fritz sotto sale. Attenzione.
Sai che qualcuno è caduto su una tastiera. Si è addormentato sulla tastiera. Probabile. Tanto con simboli magici, tipo freccia su, spuntata, che cazzo fa? Cioè. Vabbè, lo leviamo. Così. Fascista. Come lo spiego? Ma sì. No. Ma sì, ma sì. No. Ma sì. Via, Raus. Un bel tifonello da uno, tifonello sul più bello. Quindi facciamo doppio blocco. Cazzo, guarda, non è uno squalo. Non esiste un'opinione squali. Squali. Squalo! Foil. No? Eh sì che esiste. No. Sì, sì. Non c'è lo squalo foil. Mi sembra che esista. No. Invece dico che esiste. No. Non c'è squalo foil. Invece c'è. Non c'è. È uscito solo in non ha fatto foil. Invece. Che cazzo dici? Non c'erano le collector di Cori. Allora, se tu vai su MKM e metti token shard, cioè solo quello, metti foil. Siamo Cabella, c'è il foil. Chi? Cabella. Palese, te lo fa lui però. Palese. È tornato Squid. Ci sta squalo foil, ma dove? Io non ma ho... nel senso che ci sta, nel senso che è figo o che ci sta nel senso che esiste? Perché scusa, se vai su MKM e lo filtri per il foil non ti dà niente. Cioè, non ce l'ha nessuno nel mondo. Ma dove è successo? Non lo so. Perché quello qui è dentro? Ce l'ho. Ma è uscito in... Te l'ho detto. E perché non c'è su MKM? Cosa dove c'è? Buyout, zio. Ma che buyout? Non mi offre neanche il prezzo. Buyout. Vabbè, fammi vedere Gast. Ci sta. Dubbio Monarca, cos'è che fa? Quando attacca fa un goblin attaccante e lo puoi castare dal cimitero tagliando 4 o 5 e pagando 4. Troppo forte. Figa, solo goblin. Qua o vratti o so cazzi. Eh sì, però almeno hai la possibilità come giocatore di UV di spaccare il Den of the Bugbear, che è un thread mica da ridere. Beh, ha già giù, tra l'altro. Sono sberlini. Field the Ruin, ma qua sei, credo, abbastanza costretto a farlo in hand. E poi dopo riparti con... È andato indietro, dice no. No, ce ne sono pochi, credo, perché mi ricordo su Card Trader stava tipo 5 euro il token foil. Lo voglio. Te lo pago 10 il tuo. Così. Voglio sto cazzo di token foil dello squalo. Squalo! Cos'è che può fare? Ah, ciclare il tifone e pararne uno. E peschi però. Ci sta. Cioè, boh, più o meno ci sta, perché dopo può animare Bugbear. Non ha pescato Vratta, c'è un altro Ethergast. Ma qua mi sa che sei costretto a fare... Dell'Introver, sì. Cioè, credo, Ma cosa ti fa dell'Introver? La Lifelink. Ho capito, però... Beh, cosa fai? Passi così? No! No, so, però cioè, non è che dici minchia risolutivo. Io di pesce avevo il fugu. Ma qual è? Quello nero con gli occhioni? No, non credo. Quello è il mio pesce preferito, ma quando schiatterà il mio mi sa che piglierò il marimo. Ma io avevo solo dei discus. O prendo il marimo oppure... No, perché a me piace un sacco quello nero. Vedete quello nero che c'ha gli occhioni... No. È tozzo e c'ha gli occhi giganti fuori, sparati fuori. Non so di cosa tu stai parlando. Bellissimi pesci. Capisci un pezzo. Va bene. I pesci. Ah, i pesci palla giapponesi. I pesci palla sono fighi. Mi piacciono anche un sacco quelli a scatola, che si chiamano tipo box fish. E sono a forma di scatola. Cioè sono proprio tipo un parallelepipedo. Un po' sbussato, ma sono belli veri. Ma li fanno nascere dentro delle scatoline. Quelli sono fighi veri.
Earthseater 95, grazie per aver fatto il tuo ingresso nel labirinto. Fa saltare in aria Bugbear. Almeno sciaffiamo i due pezzi. Sciaffolo sul più bello. Io darò il piranha. Ma quindi cos'è che ha fatto a 4? Cioè a 2? Ha fatto... Edergast. Un altro Edergast. Fatto Edergast, ha rimesso in cima un altro 2-2 che dà rapidità. Però piuttosto che fare quello, forse preferivo fare Sidrin Troller. Anche secondo me. Anche perché adesso ho 2, cosa fa? Fa un'altra rimozione. Farà rimozione su... perché esilia su pedina. No, più che altro, non lo puoi togliere. Più che altro aveva la rimozione per togliere la terra. Io avrei spaccato la landa, quella che fa... o quella che dà più 1 più 0. O quella che fa sparare due danni. Perché adesso rimane in mano con una roba per esiliare, che può esiliare solo pedina, quindi prendi sicuramente almeno 3 sberle. E no, infatti, per questo che ti dico, cioè avrei tenuto il... No, e più che altro c'è qualsiasi cosa all'alto, stai sempre dietro. Chi vince tra un combattente e un piranha? Piranha. Povero combattente. Cioè, però combatterà fino alla fine. Fa tipo, è come tipo un chihuahua che fa il bullo con un pitbull, tipo. Può fare il bullo quanto vuole, ma... Il pitbull gli stacca la testa con un morso. E anche il piranha. Comunque, teoricamente qua è letale, Davide. Sì? Eh sì, perché c'è la terra che dà più 1 più 0. Sì, deve... cioè adesso Marga è costretto a rimuovere un token, che non è proprio una giocata bellissima. Va la landa, sono 7 danni, va 3. Fulmine? Sì, fulmine dei goblin. Pile driver! E pile driver è forte, vero, perché adesso si fa anche Dream Troller. Protetto dal blu. Isola. GG. Sì, fai il pezzo. Beh, Dream Troller in realtà, cioè nel senso... Ah no, no, invece chiude, perché fa un danno e 2 di landa. Sì, no, è morto sul board. A Lucky Marco, direi. Yeah, Goblin domina e resterà al tavolo. Fortissimo. Dei matchup veloci. Fortissimo. Così, no blocks. Sparo 2. Anzi no, gli do più 1 più 0. E niente. Quindi Goblin. E tanto per stare ancora qua del domina, eh? Non possiamo mandare nessun altro adesso al tavolo. In che senso? E non possiamo mandare un altro. Ah beh, palese. Basta, pausa. No, ma non si può mandare nessun altro per forza, perché sennò finisce la gente. Allora, io il combattente lo prendo rosso o blu. Se lo prendo rosso lo chiamo Krenko o Kiki, se lo prendo blu Jace o Teferi. Così, o se lo prendi nero devi chiamarlo Teferi. No. Liliana se nero. No, allora nero è figo perché lo puoi prendere come quello che aveva quello di Yo Robot, che c'è tutta la... Se trovi quelli fighi c'hanno la coda, perché è un pesce normale ma c'ha la coda tipo super lunga. Mm. Il mio ormai tipo mi ha persa 3/4 e ha anche perso mezza pinna, cioè un cadavere. Però è figo perché è tutta tipo arcobaleno la coda. È nero ma è tutto tipo arcobalenato, fighissimo. Però lì devi tipo tenere l'acqua super pulita, perché se ci usi l'acqua del rubinetto con il cloro si scolora. Ci dissociamo tutti. Rosso è più accessibile, però è meno bellino secondo me. A me me l'aveva regalato rosso. Ma non l'avevi chiamato Chandra? No, il mio si chiama Oppi. Perché? Si chiama Oppi. Scritto proprio Oppi. Ma gliel'hai scritto in faccia, tipo? Sì. Ok. Ed è un pesce pirata che ha sempre avuto un occhio tutto completamente nero, da cui probabilmente non vede. Non lo puoi sapere. Non lo saprò mai. E quindi adesso sono battuto, perché in realtà perché ero convinto che mi stesse morendo qualche settimana fa, perché ha fatto 2 giorni a stare a pancia in su. Magari aveva digerito male. Esatto, infatti poi ha fatto tipo una mega cagata, una fotonica, è tornato a posto.
grande. E lì stavo dicendo, qua, questo è il mio pesce. Stavo già iniziando a cercare i Marimo su Amazon per sostituirlo. Su Amazon? Sì. Ma ti arriva dentro un pacco? Sì, ti arriva dentro una scatolettina con dentro un po' d'acquetta. Ma dai! Eh sì, come prendo anche le formiche su Amazon. Pazzesco. La colonia di formiche. Pazzesco. Ti arriva la regina con due o tre formiche e poi si moltiplica. Colonia. Così puoi infestarti la casa di formiche. No, perché ti vendo il pezzettino, quello con la salviettina che scavano loro. Quello è figo. Bello vero. Il terrario. Sì, terrario o terraglio? Terrario. Terrario. Va bene, raga. Noi facciamo la pausa del tempo che rimane, tanto c'è poca gente. Un quarto d'ora di pausa. Sì, quando appena è, ricominciamo. Tanto non credo sia tanto da aspettare, in ogni caso. Quindi, a dopo. Ma tra l'altro non è rimasto chi dominava. Cioè è andato via quello che ha vinto ed è rimasto lì quello che ha perso. Vabbè. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere, yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through the night. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me, hope for us because I believe. Pointing, blaming you did not know. We'll be right back.
someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
Eccoci. Eccoci qui. Aspetta che... Che cosa? Metti 40. Sì. Vai, vai. Siamo tornati. Ovviamente siamo in pochi, durerà tanto. No, siamo andati di turni lo stesso. Durerà poco, siamo andati di turni lo stesso. E adesso correggo. No. Perché sei il peggiore. No! Come puoi fare una cosa simile? Allora, eccoci pronti. Adesso switchiamo. Abbiamo, ricordiamo... Che c'è sempre Davide con Goblin che in quanto dominante... Potremmo tenerla sta roba della dominanza? No, no. Che in quanto dominante è ancora al tavolo e andrà contro l'ottimo... Eccoci qui. Judge Fredella. Fredella. Con il suo Demio Laia. Devo modificare ancora due cose. Ah, giusto. C'è la raggio. 20. Fortissimo. Stasera sarà più breve la stream del solito perché saranno solo tre turni. Davvero? Sono in 8, quindi sì. Turno. Dai, ne potevamo fare anche 4. Carine le bustine, vediamo. Ah, quelle sì, con su Chandra. Chandra. Beh, per me in realtà va bene, domattina devo alzarmi presto che devo andare in Trentino. Devo andare nella ridente Peio. Qua che abbiamo zero spettatori. Cosa stream là ce ne sono 15. Andiamo a vedere su... Ma poi ci hanno scritto in chat, quindi mi sembra difficile dire. Cosa è successo? Ha glitchato di nuovo. Twitch. Posta. Cioè dobbiamo cercarci da soli. 15 spettatori. Easy. Perché ci risulta? Adesso è tornato a 15. Ce l'abbiamo solo noi glitchato. Sì. Che bello, eh? Vabbè. Prime Gaming. Vai, chiudi. Ah, l'ho tornato a 15. Si è settato. Che cazzo? Piove dentro. No, però si sente. Ma è rilassante suonare la pioggia. Per tutti gli Gideon sta diluviando, assolutamente sì. Tanto rivediamo una classica partenza di Goblin. Esatto. Comunque l'ultima volta che ho bevuto una Red Bull con sopra un gorilla non è finita molto bene. È stata tachicardia. Ma non questa, non era questa. Tachicardia. Ah, ma... Little Crime, che è la Kong Strong. La Kong Strong è... ne bevi due, alla Red Bull. Vai fuori di testa. Funziona così. È uguale alla Red Bull, ma ancora più dolce. Ma lo vuoi il Lion? Sì. Ma è buono vero, Mi fido, aspetta, ti detto di sì. Di no. Adesso non l'ho mai assaggiato, adesso me ne andrò a prendere nel 9000. 9 per. È super coccoso e caramelloso. 9x. Minchia, ma top. Domani prima di partire vado ad essere lungo a prenderne tipo un pacco. Caramellibus. Così quando arrivi su in Trentino ti caghi addosso. Pareto, quello che spero. Che cazzo è quella roba lì? È rimbalzino. Boomerang a 3. È un boomerang a 3. Questo te lo dico. Che va anche a prenderti carta dalla side. Mi gusta, è fortissimo. In pratica, divide by zero. Vabbè. Rimbalza permanente o spell. Costa più di uno. Mm-hmm. Perché divide by zero è zero, non può essere. Cioè zero non si può dividere per zero, giustamente. E poi fa learn. Ah, come arrivi a una lezione quella. Esatto. Com'è? Buono vero? Mm. Ti porti funghi porcini. Minchia, è vero. Andrò a funghi palese. Se non piove. Perché già danno brutto tempo domani, però sabato in teoria dovrebbe essere bello. Mm. E anche domenica.
Ma quanto stai via? Sabato, cioè domani sabato e domenica torno in giornata. Che è la vacanza per festeggiare la fine del dottorato. Ci vediamo a casa di questo nostro amico in montagna a bere come degli idranti. Salmi di cervo con porcino e castagne, salmi top, anche salmi di cinghiale, però in Trentino è un po' difficile. Salmi, una bella puletta d'aragna. Ma perché fa prendere robe dalla side? Fammi assaporare questo lion al cocco. Che è stato superato a pieni voti. Vero? Le terre davanti. No, chi è che ha messo le terre davanti? Non è vero. Sono in mezzo. Infatti. Squee! E i goblin scimmia. Ok. Sono il nuovo operativo. perché è molto pastoso. Sì. Te lo devi godere. Allora, quella lezione credo sia la lezione quella che fa divination se ho più carte in mano di te. E se ne ha tipo 3 in più di te, peschi 3. Poi, diciamo che Mattia sta usando un sacco di risorse che tanto potrà poi riusare con l'Iro, che ho visto che l'ha pescato prima. Cosa fa Shred? Trigger. Sì, il mazzo di Mattia è un ombriù. Ex mazzo da standard. Ho scartato l'ear di Shredder. Può starci. Abbiamo Davide con che ha infinite carte in mano. Dai che Goblin dominerà tutta sera. Per me è più forte lo squid di dominaria. Ma quale? Perché anche questo qua è di dominaria. Voto su qual è lo squid più forte. O lo squid più bello, l'immagine più bella. Beh, è più bella questo. Questo? Lui dice la prima. Però questo è su un trono. No, ma questo è più bello. Non è bello come Muxus, ma è bello. Muxus! Ma Muxus è un goblin nobile. Troppo forte. Chissà da che piano arriva. Sa che arriva anche lui da dominaria. Per non giocare. Allora, con lui lo puoi giocare solo in Commander e in Legacy. Sì. O in, in Historic su Arena. Porca troia. Beh, magari prima poi arriva in Pioneer. Così. Non credo. Poi arriverebbe in Modern più che in Pioneer. No, Pioneer. È più probabile che arrivi in Modern, in un Modern Horizon. Stampa della guerra della scimmia, della guerra dei fratelli. Sì, Muxus che arriva lì. Io preferisco Bastard Krenko o Krenko War Boss. Consider un pedino. Troppo forte Goblin. Niente, quindi
quindi Goblin si riconferma mazzo della serata? No, si riconferma che è in tutti i formati. Goblin DG1 è fortissimo. Ma forse hai detto bene. Questo è ciò che la mia esperienza mi ha insegnato dopo ieri sera. Ma è una merda, fotonica? C'era qualcuno ieri a vedere il Pauper di voi? Chat. Chattese, chiedo. La chatte! Avete visto le mirabolanti gesta del vostro Wolfman fortissimo? Quindi mi hai visto prendere le banane a turno 1. Ma portare comunque i remi in barca e portarla a casa con una patta. Se andavo avanti due turni avevo già sempre perso. Proprio sempre perso. E non gliel'ho comunque concesso. Vaffanculo. Beh, giusto. No, no. Sei andato a premi, no? Quanti eravate ieri al Pauper? 19. Chissà quanti saranno domani al Modern. Poi dopo domenica ci sarà... Dipende se piove, zio. Io ci sono sempre. Perché Wolfman è idolo di vita. Namberone. Namberone. Più che altro domenica sarà un casino perché ci sono le... il Charm e il Dark Confident in premio ai Alatopotto. Non venire che c'è l'Osum. L'Osum Modern. Con in premio appunto i Confi e... Io lo seguirò su viaggio di ritorno per da Peio. Ma poi fai un salto? Sfruttando il mio 5G. Dipende a che ora torno. Magari andiamo a mangiare fuori. Beh, allora, per cena rientro sicuro. Stanotte comunque non dormo. Speriamo. Prima di uscire di casa ho bevuto un caffè. Adesso ho bevuto anche una Red Bull. Sta prendendo fuoco. Facciamo vedere una carta da chat. Chi? Carta di One Piece Cargay. Che carta è questa, chat? Cerca di non prendere il riflesso. Cazzo è Zoro? Ovviamente. Ma che Zoro? Ancora sto Godener. È un Eni. Adesso ho il playset, figa. L'ho pagato 50 euro. Minchia. Per averlo. Da un tizio matto di Bologna. Ma i playset sono 3 o 4? 4. Carta più costosa della storia di One Piece. Cari. Ma italiano o inglese? È italiano. È legale in Italia. Ah, funziona così? Ci sono solo in italiano o in giapponese. In belga. Che le stampavano in Belgio. In inglese non ci sono. In giapponese ci sono, non penso. Non ho mai visto in inglese. Pazzesco. Questo, ragazzi, è un vero gioco. Domenica c'è Side Event One Piece. No, old school. Non quella porcheria dei tempi moderni. Ma quindi non hai apprezzato il nuovo gioco? Non mi piace l'artwork. Ma il gioco in sé? E neanche il gioco in sé. Hanno reso inutilmente macchinoso questo, che la cosa bella era che era un giochino semplice, un gioco di una serie, ci giocano i fan, e non ha senso che sia inutilmente complesso, e poi è più complesso ma meno teccioso, perché l'altro avendo poche robe da fare era molto portava molto la capacità del giocatore. Il gioco nuovo sì, è semplice, però il problema è che cioè, è proprio svuotato di... Poi è uscita solo un'espansione, però, o meglio, non è ancora uscita. Però perché è proprio brutto. Cioè, le carte sono proprio fatte male. Sembra... che cazzo sono i giochi di carte che uscivano in edicola. Cioè, che in realtà sono tipo carte collezionabili, ma ci puoi anche giocare. Cioè, sembra quel livello lì. Bello. Io poi sono innamorato del gioco. Il gioco vecchio è molto facile... perché è molto facile, ma è super teccioso. Il problema è che per giocare al gioco vecchio
o conoscete gente e voi chat avete la fortuna di conoscerlo, che ci sono io. Che culo! Che ha le carte, se no le carte non si trovano più. Vabbè, cos'è che ha fatto? Cos'è allora, Goblin è partito con Droppa 1, Into Droppa 2, E poi si è svingata, e poi ha fatto... Mattia ha giocato la 3-2 che fa Pippoli, e si è beccato un rosto in faccia, fa 5 danni a creatura senza volare. Rost! 4 open. Davide stappa pesca. C'è già altre due lande in mano, mi sa. Troppe lande sto Goblin, quante giocherà? E lo rimbalza. Sì, in pratica... E learn. Divide by Zero è quasi equiparabile a... Non learn? Non lo so, credo di sì. Può anche scartare e pescare. Con il learn. Okay. Infatti lo fa. È quasi però equiparabile. Con learn puoi pescare... Puoi scartare e pescare, sì. Non sapevo. Beh, cioè io non me ne sono mai posto il problema perché in Goblin prendi sempre quello che scava. Però... Beh, non è brutto scartare e pescare. Se sei contato col mana lo devi fare. Sì. Sì, ma tanto la tiri quando scombi quella. Ehi, ma metti che devi scombare ma sei contato col mana. E scarti Putrido e lo rianimi di Unearth. Scarti Matron, la rianimi. Anche. L'ordine! Sì. Qua adesso Mattia ci deve dire cosa fa. Poi c'è un altro Divide by Zero. Non è una bella situazione per questo Ubiliar. Dimir. Liar. No. Beh, Liar. Lier. Dimir Lier. Contro Mon Red Goblin. Goblin. Non è Gobelin. 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 Sì, Goblin. Gobelin. Belen Rodriguez. Poi butta Legion Loyalist. Ha vinto. Sì, ma nel cestino lo butta. Prova a scavare. La massa della disperazione. Landa landa. Non il massimo della vita. È un Pierce che... Qua probabilmente provi a balzare... Balzerai pezzo con Divide by Zero. E balzerai lo. Stavo dicendo che Divide by Zero è equiparabile tipo a criptico come cosa, perché fa sia balzello sia ti fa pescare carta. In realtà è molto forte. Soprattutto risolve, cioè è un balzello, quindi risolve quasi tutti i pezzi sul board. E l'altra cosa è che ti fa prendere carte utili dalla side, tipo se ti mancano terra puoi prendere quella che cerca terra, se no puoi prendere quella che fa preordain, oppure come abbiamo visto prima ha preso quella, come si chiama, la lezione che ti fa divination. È una carta che io apprezzo un sacco, ti dirò, cioè è un'ottima carta a tempo. Sono 6 sberle? Mm-hmm. No, 8 sberle. Sono 3 più 4 più 2. Sono 9. No, scusami, 1 in meno. Sono 8 sberle, sì. 8 sberle non è buono. Figato c'è già solo 3 carte in mano. E Mattia. Scuote la testa. Tanto se il match. Se il match finisce il prossimo turno abbiamo mezzo. Vabbè, vi teniamo compagnia per altri 10 minuti parlando di Wolfie Scarpino. Parlando di qualcosa, vediamo. Allora, creiamo dei trend. Un gioco di prestigio. Che caduta una carta. Di cosa vogliamo parlare? Ha trovato il push sotto il tavolo. Judge! Ma sono io. Il mappa sta trassando. Push da sotto il tavolo. Ma non ho mai visto una carta Goblin in francese, perché non le stampano, le saltano quelle di Goblin Matron. Chissà che cerchiamo, tanto il match è finito. Sì. Vai, Scryfall. In the Scryfall. Matron. Matron.
MMAtron. Ma l'aveva finita la partita? Non lo so. Allora adesso guardiamo. Non ancora. Vabbè, vai, torna su. Sta tenendo. Mattia sta tenendo con le unghie con i denti. Viene fatto. Non sembra neanche un goblin quello lì, sembra un umano. Ma perché non lo vedi da vicino? Guarda, c'è la faccia da goblin. Ma poi è un goblin di GG. Niente, concessione. Goblin domina tutta sera. 3-0. Sì. Beh, va già a premi. Va già a premi? Non lo so. Sì, va già a premi. Allora, in francese si chiama Matronco Pelin! Bellissimo! Creatura. Ma tanto che brutto che c'hai i due punti in francese. In francese c'hai i due punti. Creature Gobelin! Con la Matronco Gobelin! Aspetta, che la mettiamo in stream. Secondo la Matronco Pelin. Palese. Dov'è? La Matron Gobelin. Sì. Spero abbiano preso. No. Mentre si fa gigante. Facciamo così. Più bello. E lì. E che bella. Allora, leggiamo. Con la Matron Gobelin arrivé sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque. Un car de gobelin, révélez-se car la mettre dans votre main et mélangez en sui votre bibliothèque. E poi vediamo anche in spagnolo. Matrona Trasgo. Cioè, come è Trasgo? Quando la matrona Trasgo entra nel campo di battaglia, puoi sbuscare in tua biblioteca una carta di Trasgo. Mostrarla, ponerla in tua mano e luego barajar tu biblioteca. Padre, non hai mai che una por suerte. In francese com'era il flavor text? Un mer che seul un enfant pure a aimer. Ma è completamente diverso in spagnolo. No. Ah, in spagnolo sì. Cioè, in italiano è un... No, è giusto. Ma no, non è vero. È un altro significato. Madre non è maschio in una, forse. Cioè, tipo, madre ne hai una per fortuna. Cioè, completamente diverso. Cioè, tedesco... Vabbè, Goblin Matron. Vendi Goblin Matron in Spiel kommt ganz deine Bibliothek. Nachheiner Goblin Karte durchschlagen sie offen verzeigen auf deine Hand nehmen und dann deine Bibliothek mischen. Bellissimo. Mettila in portoghese. Kindleben Karn. Mettila in portoghese. Matrona Goblin. Allora, questa è in italiano? No. No. Quando Matrona Goblin entra in campo di battaglia, vos pote procurare un carta di Goblin in seu grimorio. Rivelalo con la calò e in sua mano. È un seu grimorio. Imparare seu grimorio. Il russo diventa. No! Me che son figlio seria capace di amare. E vedi, qua è più simile. Sì. Quella spagnola è proprio quella inglese. Cioè, flavor testa, minchia. No, questo è spagnolo. Quella inglese dice... Una madre che solo un figlio può amare. Esatto, solo quella spagnola. Quella spagnola è... Tipo di madre non ne puoi avere più di una per fortuna. Cioè, ma perché? Si inventano i flavor test in Spagna. Bravi. Ridateci la Gioconda, bravo Wolf. E quindi nulla. Allora, il tavolo è libero. Rimettiamo i nostri faccioni. Buono, non lo so, di cosa parliamo? Qualche topic, qualcosa? Dobbiamo parlare di Pioneer. Pioneer. Andate a vedere Ascendenti di Serra in spagnolo. Va bene. Va bene. Ma tanto i nostri faccioni non li hai messi. No, non li ho messi. Stavamo notando che in spagnolo i flavor test delle carte cambiano. Ah, interessante. Vero? No, ma non c'è in spagnolo questa. Come non c'è? No. Cioè, questa c'è in francese, ma in spagnolo non c'è. Non esiste. Se torni lì. Ah, però c'è la traduzione. Aspetta. Che cosa? Facciamo di vedere. Ho visto che mancano 24 minuti. Un match dinosauri versus un mazzo. Ah beh, si può. Versus un mazzo. Vuoi? Sì. Vai. Va bene.
Abbiamo pazzesco. New challenger. Proposta è tipo come hai trovato, no, tipo che ne so, Anacleto Bullo vuole lottare. Gli è uscito un punto esclamativo in testa. Anacleto Bullo, Anacleto piglia mosche. Anacleto Pigliadini. Anacleto Pigliadini vuole lottare. Stai facendo? Non lo so, non so dove devo cliccare, non so cosa devo fare. Devi mettere... dobbiamo sistemare tutto. Turno c'è. Bonus. Perfetto. Porco due. No. Turno bonus. Sì, ma dobbiamo cambiare, era così comodo. No, è vero, no! Doveva giocare ancora contro... No, lo lasciamo così. Perché? Si chiamerà Davide Porcelli. No, come? Povero Anacleto. Fa niente. No, è qui. Lui è colui che domina, non può, si può cambiare il nome. Na, 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 mettete la parentesi, Anacleto. Qui? Sì. O qui. No, potrei modificarlo. Vabbè, fa niente, dai, lo modifichiamo. No, no, lo scriviamo qua. Tanto manca un sacco. Ma perché? Ma no, ma dai, che schifo. No, sta fermo. Stai scrivendo no. No! Ma che bello. Ma che schifo è. Bellissimo. Voi non potete ancora vedere, ma dai, ma che schifezza è. Sì, così. Fatto, ma che bello. Ma che schifo. Perfetto. Guarda che bello! Puff! Aspetta che... bisogna sistemare il turno. Questo non sono d'accordo. Fuori campo. Mira, abbiamo questo bonus per tutti i nostri fan. Giustamente chi è Anacleto? Chi è Anacleto è l'ottimo Anacleto. Esatto. L'ottimo Tia Grasselli con il suo Gruldini che ci chiedete sempre a gran voce. Stasera non gioca, ma... gioca. Ci delizia con questo bonus side event Dini versus the World. Turn bonus. Quindi, bello frizzantello. Ce lo godiamo. Vabbè, niente. Terra andiamo. Elfo di Anuon. Anuon. Vediamo quanto riesci a stompare. Pushato. Push up. E vince così. Fai niente, ho perso. La terra rossa. Altro elfo di Lanuar. Cioè, no. Elfo mistico. No. Vabbè, stessa cosa. No. Ma è mistico. Elfo mistico. Così va detto. Elfic mystic. Purqua tutte la complica. È la nuova... nuova song. A tre. Ma non, cioè, già che non è entrato un dino fino a turno 3. Torna in mano. Così. Warang. 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 Famiglia, che forte vero. Vediamo cosa learna. Cosa imparerà il buon Mattia. Divination. Tra parentesi, Mattia contro Mattia. No, è Anacleto. Bonus round. Bonus round. Round 2. Questo è ancora uno. Volevo dire due. Round 1. Fight! Qua mi sa che è terra tappata. Quello è palcoscenico. No. Che cazzo dici? Cosa è? L'animabile nera. Attenzione, tappato al contrario. Muccone, dinosauro a 4-3-4-4, no 5-4-4 che fa entrare un 3-3. In pratica a costo 5 fai un body di 7. Ed è un ancora. Non dubito ci sia la pedina del... No, c'è. Del dino. L'ho messa io. Sto Strauber. Che swinga pure. Dino. Mu. Troppo forte. Gruldini.
Davide Porcellini potrebbe chiamare Simone Red Gobellini, così fa anche rima. Gobellini. Perché? È giusto. No. Intanto tenta di indulgence. Pesca 2, scarta 1 e fa una peste. Kikijiki Pestermite. No, solo peste senza Kikijiki. Hai finito la Kong Strong. Cosa inizia a correre? Dei problemi. Ah, la vecchiaia. Non arrivate mai alla mia età. Io e Wolfman ci siamo già arrivati. Carnage Tire. La carta più forte dell'adunanza. Sì. Cioè, quella come la risolvi? Non lo so. Con un mazzo blu nero. Facendo vratta. Consider. Oh, vratta. Non so se la gioca. Vralla. Tanto. Ma cosa? Questi pantaloni stanno implodendo. Unlucky. Ma va bene, ho fatto anche un Tinted Indulgence. Quindi pesca 2. E probabilmente triplo bloccherà. Sì, triplo blocca. In pratica perde 4 vite. Carnage. Quanto è bello Carnage Tyrant. Quella cos'è? Minchia. Extinction Event pari GG. Sì, però in realtà il drop a 4, cioè il drop a 5 resta. In realtà gli toglie solo Carnage Tyrant. Carnage. Galta. Solo buche. Ma sì, ma dai, ma facciamolo pure Clotis. Credo sia solo di Galta, tipo. No, c'ha un body di 6 e sono 12 più 7, 19. Già quello va bene. Sono 13. E quindi concessione. Flexai i tatuaggi dei dini. Dei dini. Troppo forte. Niente, finita così. Troppo cazzo forte Anacleto. Un Anacleto. Un Anacleto. Ma stanno sei dando? Non lo so. Sembrerebbe di sì. Pazzesco. Ma almeno non lasciamo la stream morta, dai. Stasera va un po' così, un po' di fortuna. Ma come tutte le cose più belle nascono per caso. Per caos. Tanto vi dovete beccare Goblin tutti i turni. Perché? Era regola. Deck invincibile della serata. Sì. Mi sa che farà le 3-0. Cioè, te la sto tirando, però. Adesso si becca mazzo risposte. Mazzo frizzo. Mazzo frizzo e mazzo risposte. Ieri ha detto, sto giocando Jeskai risposte. Ah, è frizzo. Dopo turno 2 che stava facendo 2-0. Mi sento fortissimo. Poi ti viene patata una, persa l'altra. Che come io dopo aver fatto patta persa ho detto no, non lo smonto, un mazzo di merda, fa schifo. Ed era vero? Sì. Cioè comunque la soluzione migliore. No, smontarlo no, però devo farne un altro. Cosa stai facendo? Sono da un altro programma, così vediamo un po' più grosso. Non so se cambia. Ma uguale. No, si vede più grande qua. Ma cos'è questo? Da OBS si vede più grande. Pazzesco. E allora volevo togliere questa cosa qui sotto. Ma perché vedi solo lo schermo qua? Sì.
vado a buttare queste. Quindi non sei dato veramente, pazzesco. Nostri idoli. Come stanno messi, cioè chi? Vado a vedere come stanno messi, c'è cioè chi manca. Tanto commenti, lascio a te il piano di commentare Gruldini. Gruldini, sì, ma side event potremmo fare, vedere chi riesce ad avere il matchup migliore contro Dini. Non mi sembra un mazzo così scarso da non avere neanche un, cioè anche fosse uno 0,1% su Goldfish, eh. Non lo porta più, non ce l'ha mai penso montato neanche nessuno sto deck, forse online qualche lista, non è così malvagio, cioè, ho visto deck peggiori. Poi non mulliga mai. Adesso le ultime parole fa mulliga. No, la cosa figa è quando peschi small. Terra tappata go. Con un ottimo elfo mistico. Tanto non ho visto se altre lande. Anacletus. Farà un altro effetto. E a due. Oh, il dinino che spara danni viene easy risolto, veramente forte quel dinino. Adesso abbiamo una potenzialità di sviluppare 5 mana con ancora un paio di persone. Un paio a di... tre. Clotis. E a tre? A tre Clotis si becca un dress, un Edelgast. Edelgast. Ed entra il trittico di mistici. Com'è che ti ha perso due? Il chocolate? Così fa, faccio pianura, faccio... come cazzo si chiama? L'incantesimo che esilia il pezzetto di quello che sono... Ci sta, ci sta quello di UV.
cos'è? Non lo so. L'incantesimo che esiste i pezzi con lo stesso nome. Ah, Detention Sphere. Detention Sphere, faccio Detention Sphere. Così, ma stai giocando blu-nero. Così faccio rosso, faccio le trickery. Esatto. Altre. Rones. Il dio serpente. Ci dissociamo. Figa. Picchia da tre. Non li sta segnando. Brutte persone che non segnano i danni. Memory Deluge. Ah, forse gli ha detto in risposta. No. Segnati i danni adesso. Così che risposta. Tanto ricordiamo che Memory Deluge è talmente forte. È stato già giù tagli. Scavi 5. Sì. Se lo flashbacki con Giuttaglia scavi 8. E se lo tiri a 0 di Mecca di Thanos scavi 0. Invece Mecca di Thanos Memory Deluge. Vai. Così guardo. No, guardo 0, aggiungo 2 carte. Ci sta, sembra forte. Se la paghi due? Peschi due. Io comunque, cioè, non riesco a capire come abbiamo fatto toglierne uno per giocare con la merda di Behold the Multiverse. Of Games. Cioè, che cazzo vuol dire? Cioè, fai scavi due, peschi due, cioè l'altra scavi quattro, prendi due. Cioè, ma il punto è che è forte contro. È forte contro midrange quella cosa lì. Perché tu la puoi appoggiare. E poi la tiri quando vuoi. Cioè, è forte contro quelli che ti giocano gli scartini. Ho capito, ma minchia, Deluge è sempre più forte. Eh no, tra quelli che giocano gli scartini è più forte quello. Che cazzo di gioca gli scartini? Boh, Rakdos. Sì, ma Grisfang. Che avrà vita breve. Perché? Ma dai, del pan. Non credo. Sì. Troppo fair quel mazzo. Sì, troppo fair. Cioè, chiude con cosa? Con dei 3-2, dei 4-3? Che mazzo è? Non c'è nemmeno Thermogoyf. Ma che solo quello. Adesso diranno, Thermogoyf non gioca più nessun formato. Sappiamo in paio. Come verrà fuori Jund di nuovo anche in paio. No, perché non ci sono le fetch. Cioè Thermogoyf è molto scarso in paio. Cioè, è abbastanza. Molto no, però cioè, è abbastanza scarso. Sì, ma vuol dire che di primo non fai scarto. Cioè, non puoi fare la power play fetch del scartino. Turno 2, Thermogoyf, 3-4. E poi Liliana. Esatto. Scarto artefatto. Liliana Saki. Saki creatura artefatto. Cioè molto spesso Thermogoyf ti entra come 0-1. Tipo lo giocavo ogni tanto in Historic, che ha praticamente la stessa mana base del Pioneer. Quindi senza le fetch. Ma solo con terre che entrano. Fastland, Slowland e via dicendo, triomi vari. E sa che ci avviamo. Beh, ci avviamo al terzo ultimo turno, spero. Sì, ci avviamo al terzo ultimo turno. Ma ci avviamo a una possibile sconfitta di Mattia. Chissà quale dei due. Uno non si chiama Mattia, si chiama Davide Porcellini, mono Red Goblin Anacleto. Mirate il mio waifu comandante. Cosa arriva così? Mica, mi hanno dato uno spunto per una carta che effettivamente non avevo visto. Cioè? Sakashima l'impostore. Cosa che fa? È un ninja. Aspetta, vediamo. Ninja! Ma non è. No, mi sa che non è un ninja. Vabbè, se anche se non è un ninja, entra come copia di una creatura, però non diventa leggendario, rimane come nome Sakashima l'impostore. Appena lo troviamo. Copi Yuriko e fai doppia trigger. Porca vacca. Beh, allora gioca anche Spark Double. Gioca anche Spark Double. Non so se sì. A costo 4 entra come copia di una creatura, non è leggendario. Ma quello costa 3. Vabbè. Ed è un ninja. E se entra come. No, non è un ninja. Copia i tipi. Sì, e beh, anche cosa. Diventa un ninja poi. Allora, Sakashima, ma costa 4 anche lui. No. Però è un ninja. No, però a 4 lo puoi riprendere in mano. Ma anche Sakashima delle mille facce.
Ma non lo puoi riprendere in mano. Vabbè, ma perché non dovresti giocarli tutti? Tutti questi. Cazzo, sono dei Pokémon, acchiappali tutti. Vabbè, ma scusa, cioè. Giochi Sakashima Student, gioca anche Sakashima l'impostore, gioca anche Sakashima delle mille facce. Che è la stessa carta, tra parentesi. In più questo qua ti dice che la cosa delle leggendarie non è. Non si applica. Quindi se hai del tipo immagine fantasma, puoi copiare le cose senza saccare. Sì, ho capito, cioè poi Fantamagic. Perché fai tipo mille copie di Yuriko che swinga? Sì. In cima le carte. Sì, ma cioè non distraviamo, ci siamo qua a fare ma non è importante. Come no? Beh, effettivamente. È c'è un turno bonus. C'è un dream match. Ma se ti interessa Anacleto gira Galta e attacca. Comunque, allora, secondo me fa 3-0. Ma quello è Anacleto? Sì, sì. Perché c'è Davide Porcellino? No, c'è tutto Anacleto. Perché non lo possiamo modificare, perché è colui che sta dominando. E in pratica per stasera, che non sono in tanti, abbiamo detto chi vince regna. E ha vinto tutte e due le partite. Esatto. Red domani facciamo... Ah no, domani non ci sono io, quindi settimana prossima facciamo serata Eric Ferracin e mettiamo Eric dal primo all'ultimo turno. Va bene. Minchia, ci spacchiamo dal ridere. Assolutamente. Eric palesemente mi odierà a fine live. No, ma è sempre contento di andare in live. È sempre contento di farsi dare dello spadato. Tra l'altro, Eric, se sei in chat o vedrai questo video, sto ancora aspettando il mio token tesoro Zangator. Io, a me serve il token... Mi serve anche il token copia Zangator. Attenzione. A me serve il token favola del Mirror Breaker Zangator. No, però... Quello lo fai con la faccia di Freeze. Ma perché c'è dentro Rio Goblin? Perché se ne frega. È tutta increspata. Che cazzo, c'è la carta velina. Ma dove? Sì. Cioè, c'è la carta velina e poi il cazzo infilata dentro. Palese. Dai che Gruldini si avvia alla vittoria. Cosa cazzo stai facendo? Sì, disavventure di Zangator che non possono essere raccontate. Esatto. Solo se ci pagate. Esatto. Solo per gli utenti premium. Esatto. Adesso facciamo l'OnlyFans per raccontare le storie. Attenzione. E ce ne sarebbero da raccontare, ragazzi. Ci paghereste ogni singolo centesimo. Zangator e Conrad. Chi? Chi? Infatti non so cosa. Ma intanto ne credo che a giocare carte che non esistono. Qual è il dinosauro Melma? Melma. Melmadino o Dino Melma. Puoi scegliere. Non me lo son perso, ma che fine ha fatto Ronas? È stato sciolto. No, povero Ronas. Comunque sembrerebbe che abbiano finito tutti, quindi adesso possiamo partire. C'è la Pigia Treva che... No, beh, aspetta, veniamo... Tirano su. La gente è qui che è l'unico match che c'è. Cioè, abbiamo record spettatori per questo match. Cioè tutti chiamano, ragazzi, c'è cioè, Gruldini sul canale dell'app. 2700. Mollano tipo la live di Zano di il Mazzeo solo per Gruldini. Stasera, finendo presto, magari possiamo raidare Kafkani. Attenzione. Se sei contento. Ma no, ma non è... Non sarà mai in live. Prova a scrivere. No. Kaftanos. Però c'è Terlollo. Chi? Non lo so. Peccato, speravo. Io conosco solo Volollo. Infatti. Gruldini. Dai. È come Alicante prima Lanza, Gruldini. Ma non è Goblin. No, non è Goblin. Lo sappiamo. Cioè... Ah, tanto hanno chiamato il giocatore di nuovo turno. Adesso dovranno sbagliare. Ma adesso vince. Ah, lo spero, cioè dai. Vince, Dino! Vince! Vinci per noi. Terra. Terra, per doventi.
Animal Swing! Den of the Bugbear. Adesso va, faccio... Se può fare. Swinga! Cos'è? Cos'è? No, considera. Ma cos'è che è quella carta lì, quella carta velina? Cioè, l'avevo vista prima, ma non so che carta sia. Che cos'è? Provo a spostarmi, magari cambia il riflesso. No. Proviamo a muovere la telecamera. Faccio push. Se cambia il riflesso. Faccio push. Faccio push. E push di... Rimbalzo. Vacca. Ma che sculino. Ha risolto tutto. E poi è morto. Troppo forte. Va bene, dai. Troppo forte. Aspetta, ma è comparsa una carta lì che devo togliere, una matrona goblin. Perché? Perché? Aspetta, lasciami fare. No, lasciami fare. Q2. Gobelin. Una matron gobelin. Perché c'era un coso. Via. Appena i nostri... cos'è? Live... Possiamo cambiare tutto da qua? Sì, non ci interessa la... Togli... Cosa? Anacleto. Analacleto. Dai, mi sa che... Aspetta. Sì, va bene. Va bene. Quindi abbiamo ancora il... Contro? Vado a vedere contro chi è. Contro Ana, Judge all'altro. Abbiamo il derby dei Judge. Vediamo se riuscirà. Come si chiama di nome? Che mi dimentico sempre. Diego. Questo è un matchup per Goblin non facile. No, cosa ho fatto? Sono pazzo. Pazzo sì. Giunta sacra. Adesso scrivo com'è che è. BRG scrivo. O RGB. RGB sacrificio. Vabbè, il tempo. Ah sì. Ragazzi. Ah. Ultimo turno. RGB sacrificio. Vediamo se Goblin chiuderà undefeated. Ma troppo fine, forte. Una tua magagna per mandare Goblin tutti i turni. Questo così, gli stolti potrebbero dire che è così. Allora, gli hater. Gli hater potranno pensare ciò. Ma io me ne rallego. Mi piace di più così. Sì, ci piace. Turno 3. Fire Demonic Dread 94. Grazie per aver... Ma tanto sai che... Non so se... Noi non lo sentiamo. Ma fa il verso. Sì. Io mi sono guardato la roba Viper quando ho detto senti... E c'è il minotauro. Troppo bello il minotauro. Ma infatti il modo per sentire l'audio potrebbe essere... Tipo prendere delle cuffie Bluetooth e collegarle. Quelle... Sai, quelle singole... E ce ne mettiamo una a testa così possiamo sentire. Tanto player in black, tutti e due. Beh, sono due judge. Si stanno. Ok, due judge. No, uno non è judge. Ah, no, è vero. Niente. Cosa stai dicendo? Vabbè, da un judge all'altro allora. Da un judge all'altro. Tutti di nero vestiti per adeguarsi al nuovo percorso politico italiano. Sono già pronti. Stavo sentendo la zanzara, cos'era, del 27? Del 27. Quella di lunedì mi ha detto... Ce l'ha fatta spaccare dal ridere. Che era molto bella. Sì. Ma anche quella di martedì è stata molto divertente. L'ho sentita tipo fino un'ora, mi manca mezz'oretta. Ho preso qualcosina in più. E c'era Cruciani con la camicia nera. Grazie. E la gente che chiamava, bravo Cruciani. E Farenzo con lo spottino e fa ma la camicia nera la posso comprare in tutti i negozi. Ma perché non la fanno vedere su qualche canale? Io lo guardo. Che senso? Era su YouTube? Su YouTube. Che
Su quale canale? Sulla radio? No, no, ma io voglio tipo sulla set. Come sulla set? Deadly Dispute. Cioè, non ti va bene YouTube? Cerca il tesoro. Ah, ma tutti i turni Goblin mica scherzavi, assolutamente no. No, non è che scherzavi, cioè, non è che è Goblin. È che ha vinto. Cioè, chi domina restava, è la regola della serata. Anche perché, cioè, nel senso, poi mancano tipo altri 4 deck, cioè non è che... Sì. Sì, comunque Vegas ha già deciso che venerdì, non quest, non domani, ma venerdì dopo, si manda Eric tutti e 4 i turni. E ci scasseremo dalle risate. Un saluto a Eric. Esatto. Beh, allora, si è già svuotato la mano. E cambierò anche il nome della live, scriverò Eric Modern Summer League. Esatto. A due, un altro Lord. Ma sì, ma che te frega. A uno, Legion Loyal. Ale. E questo mi sa che segna... Così. Segna gli schiaffi. Cosa che fa? Da travolgere attacco improvviso non può essere parato dai token? Porca vacca. Ed è pure rapido. Porca vacca. Doppio para. E si sciolgono entrambi. Domani sera allora vado io sempre in Griff, sempre in streaming senza le Griff? Assolutamente no. Qua sì, credo che doppio parare Lord sia una mossa che non va bene, perché attacco improvviso non ha senso. Anche Block Sack è inutile, tanto c'è trampolo da prendere e poi dopo fare i giochettini col gatto. Non so se è un bel matchup per Jund. Mi sa di no, infatti. Ma non lo so. Deve fare Mituk, però. Se non ce l'ha in mano non lo può fare. Per quello. Alla ricerca del Vegasone incantato. Il Vegasone spalato. Passato. Boh. Pesco bomba. Landa. Ah, però c'è anche il Bushwaka. Bushwaka nuovo. Mi sa che lo fa. Sì. O da rapidità tutto. Domani farò 4-0, ma mi farò andare in streaming. Fortissimo! 3 turni kill Goblin. Drittissimo. Ma sai che, cioè, adesso voglio vedere un attimo. A fine guardo un attimo la tier su Goldfish della... Di Goblin? No, del Pioneer, perché mi sa che è un tire. Ma dopo? L'avevo visto che facevano qualche risultato ogni tanto. Ecco l'aggro. Ma fa? Sì. Dov'è? Quasi. Che cazzo dici? Vabbè, quasi, dai. C'è Legion Loyalist. Wow! Ma non lo gioca nessuno, sono degli spadati. Gobelin. Mazzo iperforte. Scusa, vediamo i tornei. Mazzo dritto. No, ho sbagliato. Beh, in Historic c'è Goblin. Sì. La pratica dice che è il mono red, cioè. No, sì, ma in realtà è Gruul. Perché c'è... No, lo giocano con le Phoenix C. Fruttissimo. Io qua quando l'ho visto ho detto subito, questa carta vera. Così era poi il verso? I versi dei frizzi, sfrazzi e lapislazzi. Non lo gioca nessuno. Gobelino Paperino. Troppo forte. Ordunque. Ma tipo tutto il 2-0 fatto poi. Chiaro, unstoppable. Sì, non ho mai cambiato il risultato di quella sinistra. Nif to light. Fruttissimo. Questo mazzo vero con le. Con le Leyline Bind. Sì, ottima carta ottenuta.
Veramente forte. Questo, cioè, è veramente forte, mi piace un sacco esteticamente. A me piace perché gioca Valky. Dai, montiamo questo deck tutto foil, che costa infinito. Poi gioca anche De Celestus. Carta deforma De Celestus. Sa perché la gioca, poi? Boh, fa guadagnare vite, ti dà fix al mana. Poi gioca anche Nahiri, monoper. Ma guardate le creature con giorno e notte, giusto? Giorno e notte, giorno e notte. Palese. 24 ore in funzione. Ma tutta la vita continua a vincere. Lanciatemi una lista, aspetta, di cosa? Di Gobbelino. Monored Goblin tutta la vita continua a vincere. Ma una domanda, Majul Sacrifice gioca Corvold? Sì, gioca Corvold. Carta vera, un drago nobile. Era l'unico motivo per cui adesso gioca. Perché si per i... Goblin che domande. Goblin che domande. Dopo ve la chiediamo. Dopo gli. No, allora, se fa ancora 2-0, sì, gli facciamo stendere il deck. Così potete vederlo. Così vi facciamo vedere la lista. Ma il problema è che non c'è una lista su Goldfish. Ma io lo facciamo così. Figa, lista che ha fatto top 1. Tutti 2-0 al lab Pauper. Magari. Poi sai, quel deck magari pazzo che va al lato potto e vince. Sì. Non troverò mai. Ma non c'è, non esiste. Gobelin. Giorno e notte. Sono caldo per 0-2 drop. Vendo il mazzo di domenica. Bravo. Esatto. E ti monti Goblin da paio. No, rimonta Lotus Field. Grande Vegas. Minchia, Lotus Field. Sai che foil è una vera figata. Sì. Quello ci farò un ponder. Appena finisco di fare i miei deck deformi da Pauper. E finisco di fixare. Intanto siamo arrivati a 40 spettatori. Cioè, pazzesco. Tutti che vogliono vedere Monored Goblin. Dopo, dai, allora dopo vi mando la lista. Io gioco in Commander Goblin Rakdos, è veramente forte. Abbiamo qua un giocatore che si vuole approcciare a Goblin Commander. Per averlo anche in Commander. Così l'ho giocato in tutti i formati, tranne che in Modern. Si era sfadato. Sì. Che tra parentesi credo che in Modern sia, cioè, rispetto a tutti gli altri formati, quello col tier più alto. La Commander. Vabbè, sì. Sì, beh, formati competitivi. Ci sta. Adesso giocatore. Ma ci sta dimostrando il contrario. Mm? Ci sta dimostrando il contrario, che okay? Anche in Pile è molto forte. Pile driver, sì, partenza un po' lentina qui, Luca un fratello, peccato giochi le carte foil. Vabbè, ma Pauper, se non lo giochi foil, che cazzo lo giochi a fare? Beh, sono d'accordo, effettivamente. Sul Pauper. Io sono spadato, lo faccio anche per il Pioneer, però... Il Pauper, cioè, tanto giocarlo foil ti costa... Però quando Goblin lo giocavo in Legacy... Ieri sera con un Goblin Combo Live abbiamo fatto 60 viewer. Quindi è Goblin che bisogna mandare. Certo. C'è da 40 viewer con Goblin. Certo, Goblin chiama pubblico. Domani c'è sicuramente qualcuno che gioca. Ho visto che Movis gioca Goblin. Quindi anche domani mandiamo un Goblin, vediamo quanti spec facciamo. Goblin in tutti c'è i formati. C'è di tre tipi, monorosso, no, lo giocheremo monorosso, ma Commander non posso farlo. Ma giocheresti tutti i Goblin figa, lo rimonterei da Legacy, però non foil, ovviamente. Anche perché non puoi farlo tutto foil. Tutto quello che si può fare. Ma non ha senso, a sto punto lo fai regola. Sì, ma infatti... io ce l'avevo, Goblin da Legacy, cazzo, con anche i Rishadan, forte vero. Quando i Rishadan stavano ancora poco. Ma non credo siano tanto adesso, non ristampati, Vero. Foil stanno ancora infinito, per i vecchi. Beh, grazie. Cazzo, che bello. Mia, Pile Driver. Però tipo Pile Driver foil è troppo bello. Di assalto, ovviamente. Sì, quello sta infinito, mi sa. Bellissimo. Goblin sono le carte più belle della Dunanza. Cioè, belle le artwork. Bellissimi Flavor Test, sono più belli di tutti. Sono quelli più stupidi. Quindi migliori. Ma anche una carta che non c'entra un cazzo, ma che ha su dei Goblin. Tipo quella roba, il cannone da carne così anche te in... Ah, il lancia cal, sì.
Cioè che quello c'ha un... C'ha il flavor dei goblin. C'è il flavor troppo bello. Ma tutte le cose relative ai goblin sono strabelle. Sciolto Lord. Quindi trigger. Vendi il mazzo di One Piece, ti fai il mazzo Commander Gold. Beh, di One Piece non lo venderei mai. Per due motivi. Uno, non c'è nessuna vita. Perché chi cazzo lo compra? Due, è legame affettivo. È palesemente il gioco di carte dove ho giocato in maniera più competitiva della mia vita. E quindi non posso dar via. Giusto. Molto più anche di Magic. Addirittura. Figa, ero... Oltre ad essere judge di quel gioco. Sì, ma perché eri l'unico che ci giocava. Tanto cioè. Esame fatti tipo al telefono. Ma come il telefono? Con Damiano. Vabbè, lascia stare. E poi ero campione della Lega di Milano. Fatto è vero, Ciccio. Mi ripeti che sono saltato? Cosa? Quello che hai detto, credo. No, che ho detto che Goblin non lo venderei per due motivi. Il primo motivo è più importante perché non lo comprerebbe nessuno. Il secondo motivo è perché c'è un legame affettivo potente con entrambi i deck che mi sono tenuto. Poi c'è, nel senso, magari gente che te lo compra la trovi anche, ma cioè per svenderli. Ma poi con tutto il tempo che ci hai messo per trovare l'ultimo Godener. Tra l'altro. Cioè il deck Godener lo dovrei vendere tipo... O dovrei dire Zoro. Esatto. Lo dovrei vendere tipo a 400 euro, che cazzo me lo compro a 400 euro. L'altro deck ancora peggio, il Reanimator Pirati di Rafi. BB Reanimator. Incredibile. Goblin invece Ener è Milener. Milena. Guarda, non capire... Tanto, se faranno cosa dei tornei fare? Del nuovo gioco, se volete venire a giocare al gioco bello di One Piece, ci saranno dei side event. Cioè, tu fai il torneo nuovo per fare il giocare al gioco vecchio. Okay, vado a fare il side event del old school. Lucky. Cos'è perché c'è Lucky? Credo in Commander. O in Legacy. Qua dichiara combat. Lucky. Beh, in realtà poteva... Ah no, vuole pushare Lord, ci sta... Ma... push di ah c'è la che costa il Legacy, sì, beh, costa beh, giusto, guarda, per onestà intellettuale ma quanto costava? Costava 10 euro quando giocavo io Legacy e adesso starà di più. Quanto cazzo sarà? Sì, ma non guardarlo qua che c'hai i prezzi falsati. Vabbè, ma ti fai un'idea. Ma minchia, ma ci sono delle carte che stanno al doppio del loro valore. Beh, ti fai comunque un'idea. A parte che non esiste Goblin da Legacy. Cazzo dici, lo porta sempre anche Mengucci. Cioè, sta sotto a Bomberman, ci ho detto tutto. Cioè, me l'hai saltato. No, era qui. Però c'è che ignobolo Hierarch. Cazzo è? E anche Anna come è? Pazzesco. Le spalle rosse e verdi che caste costano un in meno. Beh, non è brutto, dai. Ma cosa food chain? Cosa food chain? Akon ci sarà... No, non fa mana infinito. 4 Muxus. Ma cosa food chain? Ma non ha il goblin per fare mana infinito? No, 3 Muxus. Perché usa food chain? Vai su a vedere... C'è qualcosa che non mi torna. Carpetto di fiori. No, fammi vedere un'altra lista. Questa mi sembra un po' pagliaccia. Non puoi andare su. Tipo questo è arrivato 20° alla Legacy Challenge. Ha giocato anche Squee. Monarca dubbioso. Vai su sto lacche. Beh, non costa così tanto. Sì, costa sempre 10€ secondo me. Qua costa 15. Ma la che non è il reserved, vero? Non credo. No, perché l'hanno ristampato. Dove? E in quelle... nei From the Vault. From the Vault non conta, perché Mox... Vabbè, Mox allora... Dynamo. Ma non penso sia in reserved. Che bello è. Perché così grosso? Change version.
No, l'hanno ristampato nel Secret Layer. Vedi che bello è quello Secret Layer? Sembra un goblin di... No, ma qua è anche questo qua. From the Vault. Sì, sì, sì. Ma From the Vault ho detto non conta perché... Ma i Secret Layer contano. Sì. Ma che bello è che sembra uscito da Clash of Clans. No, ovviamente si può giocare, cazzo. Foil, che non c'è quel foil a specchi di merda. Sì, puoi giocarlo foil del Secret Layer. Comunque, qua. Torniamo a... Torniamo al commento per una triste visione. Cioè qua, mi sa... Vabbè che sono entrambi una carta in mano, poi vedo già uno Phoenix e dico, sono cazzi amari. Cazzi amari per Goblin. Per la prima volta in assoluto... Per la prima volta in assoluto oggi. Burning Tree. Into. Come si chiama? Rubble Master. Rubble Master è forte, via. Il problema è che ti fa attaccare per forza con tutti i goblin. Ma sì, attacco. Non boh, l'avrei fatto post combat. Cioè spero l'abbia fatto post combat. Sì, domani facciamo Modern. Domani facciamo Modern. Sì, sì, giusto. No, non c'era niente di particolare. Domenica che c'è l'Awesome. Oh, e c'è in palio per la top 8 gli Archmage Charm e il Dark Confident Full Art. Per chi vince? Per la top 8. No, ma è solo per chi vince Dark Confident. E tutti per la top 8 c'è. La top 8 Charm. Prende Charm e il vincitore prende Dark Confident. E anche Charm. Sì, per la top 8. Quanto starà quel Confident? Tipo 70-80 euro, credo. Beh, è sceso, prima stava di più. E gli Archmage? No, forse di più, forse sta di più. Archmage sta poco, sta tipo 15 euro. Obnixil si mangia un gatto. Entra una cupiella di Obnixil. Token. Lo ritirano sui 50. Mi è sceso così tanto? Beh, lo ritirano. Vuol dire che starà tipo a 70. Starà a 60 al massimo. Scrivimi MKM. È vero, è sceso tantissimo. Infinitamente. Ti dirò, 50 non è nemmeno un brutto prezzo di ritiro. Parte da 40, si fa 45. Però bello vero, cazzo. Sì. Sì, il problema è quello di domenica, mi sa che è in italiano. Però non ha il nome del negozio. Che non so se è una cosa positiva o negativa. Te che dici? Beh, il primo in italiano comunque è 60 euro. È meglio non vincerlo che vincerlo. No, beh, dai. Vabbè, capito, sono soldi gratis. Cioè. Immagino giocare Dark Confident nel 2022. Ma quello sicuramente. Non si gioca in nessun formato. No. No, non è vero, in Legacy si gioca. In Mono Black Coffers. Coffers, in Mono Black Dark Depths. Vabbè, è un mazzo. È un mazzo che probabilmente posso anche montare, devo solo comprare 4 Dark Depths. Comunque sta partita qui... Sta volgendo una brutta situazione per Davide. Per la prima volta. Per la prima volta stasera, incredibile.
Tu hai detto che non era un bel matchup, tu mi hai sfottuto. Beh, il G1 l'ha vinto il turno 3, eh. Vabbè, la minchia, ma mi stava la mano perfetta. Che mucchio. Sì. 1-1, palla al centro. No, aspetta. Questioni di precisione, ma se tipo lo spostassi su il risultato? Ma basta! Ti piace? No. No, ci sono i nomi su. Adesso metto la chat in centro allo schermo. Ma Dark Confidant è usato pure in Commander? Mi sembra di sì, cioè dipende dai mazzi, ma normalmente è una carta che se giochi in nero lo giochi. Perché è un peschino gratis, costo 2, tanto hai tante vite. Cioè, non devi giocare troppo alti, tipo in Yuriko probabilmente non lo giocherei. Vediamo come è messa la situazione nella sala. Sì, è quella monopair che magari qualche commanderista ti chiede, cioè foil full art. Ma poi, cioè, in realtà tu la prendi, te la tieni lì e prima o poi sale a caso, come tutte le cose full art, foil particolari. Cioè quella cosa da fare, venderlo subito, o lo vendevi appena era uscito, cioè appena facevano i tornei che dove era uscito. Tipo mi ricordo che appena uscito cos'era, 150 euro, forse anche di più, forse anche 200. Adesso, visto che è una carta un po' così. Però se si vede il Dark Confidant, quello promo, quello promo, quello judge di... old layout, quello sta ancora sui 140, mi pare 150. Voi oggi ho preso un teferino normale in russo a 25, non si sa mai. Beh, non è un cattivo prezzo, non lo so quanto sta teferino. Non ne ho idea, io li avevo presi quando stavano a 15 i tempi. E poi me l'ho fatto fare il cambio con 5 euro di differenza, avevo preso quelli giappo con l'arte alternativa. Quindi non so, non ho idea di quanto stia, l'ho preso un anno fa, un anno e mezzo fa, una cosa del genere. Praticamente stanno ancora tutti giocando. Pazzesco. Ma adesso se vince Diego deve fare un'altra partita perché domina. Giusto? Cosa stai facendo? Cos'è? La capsule. Cremoso. Sto curiosando. Ma sei un curiosone? Devi ricordare di spegnere la ciabatta. Ma è quella ciabatta? Penso di sì. Ah. Ma era spenta? No, non c'è. Ovviamente. Tre feri. Sto qui. Sono, ci sono dei vecchi. Vecchi fuori dal circoletto. Side event. Oh, cos'è qua le teferi? Teferi. Col 3. Tanto c'era Z che stava giocando. Chi? Il pro. Che stava giocando. Stava testando UV. UV Pioneer. Secondo me non è una gran scelta, posso dire. Cosa? UV in Pioneer al momento. Perdito tutto. Che cazzo dici? Da Mono G perdi. Tier 1. Da Mono G perdi. Da Rakdos. Da Mono G probabilmente perdi. No, ci vede 50. Vabbè. Rakdos. Adesso con Liliana secondo me è perso. Ho dovuto settarlo un po' per Liliana. Sì, vabbè, ma cioè tu ti siedi comunque tutte le partite e le puoi giocare. Tranne contro Mono G. Contro Mono G che infatti deve essere bannato. Se tu ti siedi un deck sta sopra cioè di base a UV deve essere bannato. Vuol dire che deve essere bannato. Perché? Qualunque perché aggro. Sì. Ma non è vero qualsiasi aggro. Non è vero. Cioè, quel robo lì non è un aggro. È cioè, un tipo un in, in Modern Dredger è un brutto matchup per UV. Quindi infatti gli hanno bannato le carte. Perché è il metro di giudizio dei mazzi fermi. Minchia, c'è comunque un turno 3 con giù il mondo. Cioè, che cazzo c'è giù? La regina delle mucche. Vabbè, c'è giù due token. Squee c'è sempre, tutte le partite. No, non Hero of Dominaria, quello di War of the Spark. Non so, se vuoi chiudere. Time Reveler. Chiude il turno dopo.
po'. Ho visto in mano un'altra Burning Tree. Se hai mano se hai mano Bushwalker, sì. Credo, non sono sicuro in realtà. Scatto un altro Squee. Terra ce l'ha. Dai, fai un'altra Burning Tree. Burning Tree, Bushwalker, doppio 1 più 0 rapidità tutti i goblin, bingo. Ar 20.000 speed. Entrano 5 pedine goblin. Intanto Diego si stiracchia. Quindi sacca tesoro, ti sparo un token. Ma dove arriva quel tesoro? Ho fatto una disputa prima, immagino di sì. C'è solo il gatto. Ah, sarai, capito come è andato al cimitero. Prima o poi faranno una terra che entra tappata ti dà un tesoro. Sarebbe troppo forte, probabilmente. Vuol dire che tipo se la fai di primo, di seconda, di tre mana gratis. Beh, potrebbero farla che non dà mana, quando entra ti dà un tesoro. Figura. Design a caso di carte. Comunque, sacca tesoro, fa push su Squee. Diciamo che Diego si sta difendendo bene. Qua te cosa fai? Attacchi, sì, no? Non minchia, ma devi svomitare giù il mondo. Ma sì, fai un token, lui ti para il token, si piglia 4, 5, 6, 7, 8, 9 danni. Lo para Burning Tree. Vediamo quanti danni riesce a fare con questo attacco. Potenzia ancora, quindi sono 4 più 3 più 2. Sono 9 danni, va 5. Va qua, va 3. Non ho visto quante vite aveva, scusate. Warang? Era tipo a 12. Ha preso 9 danni. Io voglio fare le foto al pusho toccate con scritto queste spalle. Perché su quella terra lì cos'è che fa? Tappi. No, quella terra lì non. Sì, ma non l'ha attivata. Ha attivato il goblin, quello che dà più 1 più 0 rapidità ai goblin. Ai gobelin. Cioè a 2 fa da più 1 più 0 a tutti i goblin. E rapidità. Ma non è quello che fa a pezzo quello. Anche. Quante robe fa? Adatto. Ma è raro o uncommon? È uncommon. Ma fa 30 effetti. A 2 da più 1 più 0 l'affinità a tutti i goblin. Quando attacca, si sta attaccando con forza tra tutte le creature 6 o superiore, fai un 1-1. Sì, è troppo forte, effettivamente. Qua non so come possa fare a ribaltare Diego. Va bene. Lord pure. Vabbè, perché no? Swingata, entra pure il goblin pure. sono schiaffoni qui. Para War Leader, sacca, pinga Lord e sono comunque letali. GG. Quindi Davide Porcellini stasera 3-0, quindi Goblin Pioneer. Allora, aspettate che state connessi che vado a chiedergli se vuole condividere la lista. Vai. Così la vediamo bene in streaming. In dreaming. E nulla. Stasera on fire. Diciamo che mazzi veloci così solitamente si gioca Grulaggro. Goblin Pioneer è inarrestabile, assolutamente. Dunque, mazzi così di solito si gioca Grulaggro, che fa più o meno la stessa cosa, solo che adesso con il Lord nuovo, Goblin è più resiliente a vratte o a rimozioni in generale. Perché al momento in cui ti rimuovono i pezzi, se hai giù Lord, puoi ripartire con le carte che esili. In pratica, cioè, un card draw engine. Veramente forte. Veramente, veramente forte.
Adesso andiamo a vedere se il buon Ciccio riesce a chiedere una decklist più o meno. Vediamo se lo stand abbia accettato la richiesta. Prima si decida, poi vediamo. Fable non credo la gioca, la giochi, perché il piano è molto aggro e Fable non è una carta per aggro. Ciccio non mi trasta quello che fa il War Leader, o forse Pack Leader, non mi ricordo manco come si chiama. Disposizione di token da parte di Diego. Doppio Skill Prospector, se ne gioca solo due. Giusto per avere un drop a uno in più. Un peccato che non c'è Gerarca Ignobile nel formato. Sarebbe una carta veramente forte da splashare. Quindi sei convinto su... Com'è che si chiama? War Master, War Leader. Il Battle Cry, il grido di guerra. Comunque ha detto che gli devono arrivare delle carte. Settimana prossima potrebbe avere una lista con qualche carta diversa. Ma che gioca comunque Goblin? Sì, sì, sì. Cioè, gli arrivano delle carte nuove per Goblin. Tipo? Non lo so. Sì, comunque Burning Tree Emissary, carta veramente rotta. Non gioca né Capitano né Crenco, non credo, vi ho detto, è molto aggro, cioè punta a chiudere velocemente. Ma Capitano si può giocare. Qual è Capitano? Capitano è... Ah, sì, Capitano quello... Sì, sì, quello che gli fa costare uno in meno. Ah, Capitano è quello che gli fa costare uno in meno. Ok, no, Capitano si può giocare, però costa troppo, cioè è un 2-2 rapido a costo 3, cioè un po' lento. Tanto tutti i Goblin che gioca costano 2-1. In pratica. Quindi giocarlo non ha molto senso. Allora gioca le 4 scimmie goblin, 4 pile driver, 4 nuovi lord, 4 battle cry rotto, 3 Nabu. E poi gioca di side i ring leader. E i ring leader solo di side. Ci sta. Ringraziamo. Ringraziamo Davide per aver showato il mazzo. Poi Legion Loyalist, Street Denizer. E se ne va. Gli 2 Skirt Prospector, 4 Burning Tree Emissary e un Rumble Master. Poi X-Lande, le terre che pompano. Saranno 20 in totale. Le Bugbear. E questa cosa che... Sockenzan, cos'è? Quale? No, è Emberet Castle. Ah, giusto. E Decide... Gioca i Pell Driver. Sì, sì, i Ring Leader. 3 Ring Leader, 2 Abrade, un Roaring Vortex, è doppio Fry, un Roast, 2 Chain Whirler, 2 Fluid Fire e 2 Lava Coil. Va bene. Beh, ragazzi, gustatevi questa lista. So che apprezzerà. Sì, la lasciamo ancora una ventina di secondi. Sì, ve la facciamo godere così. Il vincitore di stasera, dominanza assoluta di Goblin. Assolutamente, per la gioia di Ciccio, tra parentesi. Ah. Bello vero, quasi quasi lo monto tutto fuori. È molto veloce, sì, sì, ovviamente, sì. Il deck secondo me è che ti porti al torneino, che vuoi, magari anche il torneo grosso, che ti vuoi... Non vuoi star lì a pensare molto. Fai massi, cazzo. Massi, vomito tutto sul board. Sterzo. E poi fai Burning Tree, Bushwalker, Swingo. E poi molto veloce. Fare sta roba fantasmagorica dato in turno 2. E fai già 90.000 pizze. Assolutamente sì. Ragazzuoli, è arrivato il nostro momento di salutarci.
Allora, noi vi diamo appuntamento a domani, che ci sarò io con un ospite speciale, perché Zanga domani non c'è. Ospite speciale? Non lo saprà, domani si scoprirà. E chi è l'ospite speciale? Dopo. No, devono coprirlo dalla mia faccia. Te lo dico dopo. Non sai chi è. Non lo so neanche io, sì. no, non è vero. E nulla. Quindi vediamo appuntamento domani per Modern, domani sera sempre 9:15, 9:30 e domenica, cos'è il 2? Domenica 2 ottobre alle 11 di mattina con l'Awesome Modern. Forse faccio una comparsata anch'io nel pomeriggio a portare un po' di allegria. Io lo so già che finiremo tipo alle 8, una roba del genere. Chiederò un extra. È giusto. E nulla, ragazzi. È giusto. E noi invece ci rivediamo settimana prossima. Esatto. Sempre vediamo con chi possiamo condividere. Ferlollo, no. Le cani che segui. Ma chi se ne frega? Ma chi è? Ferlollo. Ma chi è? Sarà qualcuno di affiliato all'Hub. No, vogliamo Magic. Doomwake. Dai, Doomwake ci sta. Tanto starà giocando Pioneer. C'è Samuel Black. No. Sam Black mi sta sulle scatole. Ma sta giocando Pioneer. Sì, almeno. Mono Black Devotion. Va bene. Va bene, dai, ragazzi. Sta anche svapando. Troppo forte. Mi sa che con... Ecco. Va bene, ragazzuoli. Ci salutiamo. Alla prossima. Beh, tanto c'è a 82 spettatori, gli facciamo un bel ride potente. Beh, sì, dai. Chiaro che era i data che gli tiriamo. 18. Beh, così va a 100 precisi. Va bene, pazzo, bella raga, ci vediamo domani. Ciao belli, buona sonoce. Vediamo cosa dice. Non si saprà mai. Il labirinto. Da svapo potente. È una beast. Cosa, come si chiama? Doomwake.